Anche ieri servizi straordinari a Fontivegge, disposti dal questore di Perugia Francesco Messina. Questo è il bilancio. Un 32enne tunisino, regolarmente residente a Caserta, è stato sorpreso alla guida di un'auto. A lui era senza patente. È scattata la denuncia. Auto sequestrata e 5.000 euro di sanzione per violazioni al codice della strada. Un equipaggio del reparto prevenzione crimine, grazie alle telecamere a bordo del veicolo di servizio dotato del sistema Mercurio, ha ritrovato in via Campo di Marte una Citroën da poco immatricolata, oggetto di ricerche, guidata da un ecuadoriano quarantenne. Era stata sottratta ad un concessionario di Foligno che ha sporto denuncia per appropriazione indebita e chiesto il sequestro del veicolo. Adesso è ritornata nella sua disponibilità. Denunciato per evasione un 43enne pluripregiudicato, gli agenti non lo hanno trovato nel suo domicilio nella zona di via Campo di Marte, Perugia, ove sta scontando il regime di detenzione domiciliare, una condanna definitiva. Un 55enne marocchino, infine, pluripregiudicato in piazza Vittorio Veneto, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, sorpreso a cedere alcune dosi di marijuana al dettaglio.